Lucio Balzo, bellissima noia su Radio Z alle 15.30 nel nostro collettivo Z di giovedì. Diamo il benvenuto a Filo Valz. Benvenuto su Z, ciao. Ciao, bentrovato. Grazie l'invito. Ma grazie a te, come stai? Tutto bene, voi come state? Bene, stiamo cercando di recuperarti anche appunto su Radio Z Off. Ti vediamo con sotto un cielo bellissimo, ma sei al mare, sei in vacanza? No, sono sotto il cielo di Firenze, che il sabato faccio un concerto qua e sono venuto a preparare tutto. Ah bene, quindi stai facendo il primo set. È già soundcheck quindi? Certo. Esatto, okay, esatto, che sana per me. Senti, come stai? Sei stato un po' in vacanza? Sì, ti abbiamo visto su Instagram. Sì. Diciamo che queste ultime 2 settimane e mezzo ho approfittato delle vacanze e sono andato a farmi un giro in Sicilia. Infatti. Poi ci racconterai il mistero e la sorpresa delle cioce, perché io non ho capito niente che cosa sono. I tuoi fan hanno fatto delle domande che ti faremo dopo. Senti, entriamo nel vivo, parliamo di questa bellissima noia e anche di un video molto colorato, molto divertente. Tra l'altro poi approfondiamo anche il fatto che tu scrivi canzoni in inglese, in spagnolo, in francese, hai un background bello grande. Questo è un colpo di fulmine che ti è successo, vero Filo? Di questo pezzo dici? Sì. Assolutamente, sì, diciamo che c'era questa idea o voglia di esprimere un po' questo dirsi un pesce fuor d'acqua in alcune circostanze, e poi c'è sempre invece questa speranza di incontrare qualcosa o qualcuno che invece poi ti faccia tornare a star bene con te stesso e ti riporti in una dimensione più comfort, diciamo. Ma questo colpo di fulmine è successo davvero a te o è una storia inventata? No, certo, è successo. È successo e c'è ancora, è presente nella tua vita? No. È una bellissima noia. Sì. No, scusalo che ogni tanto esce un po' la gossipata che nel mio socio Simone. Ma uno chiede, si informa. Scusa Filo, rimani qui con noi perché tanto sarai in collettivo Z su Radio Z per una mezz'oretta circa fino alle 4, anche in diretta Instagram su Radio Z Off, sì, o al 266 del digitale o al 735 di Sky. Arriva occasionale sempre Filo Valz con noi anche appunto su Radio Z Off. Alle 15.36 c'è con noi al telefono e cerchiamo di recuperarlo anche in diretta sul nostro profilo Radio Z Off, proprio Filo Valz, che ci ha detto che è a Firenze, sta preparando un concerto, tra poco approfondiamo. Senti, volevamo che ci portassi per un attimo in Inghilterra, dove diciamo ti sei anche formato un po' musicalmente, ti sei laureato ed è nata Mr. World, Filo. Questa hit che ha fatto il giro del mondo è una vera e propria dedica al mondo, vero? Beh sì, è un pezzo che è nato in Inghilterra con questa idea di condividere pensieri e immagini, e poi è un po' la bomba che mi è esplosa in mano e ha dato inizio a tutto questo percorso. E siamo arrivati a Bellissima Noia, il tuo nuovo singolo, dicevamo, un colpo di fulmine. Com'è nata l'idea del video, che sei a pranzo, sei a cena, sei in una tavolata enorme? L'idea è nata da Luca Tartaglia, che neanche ne firma la regia, era questa idea di mettere in scena, diciamo, un matrimonio un po' burlesque, per appunto di esprimere anche in chiave visiva una sorta di contesto, uno può sentirsi un po' appunto fuori contesto per l'appunto, quindi tutta questa chiave un po' di disagio è stata messa ovviamente sotto una chiave più ironica e satirica, che secondo me è sempre il modo migliore per esprimere qualsiasi cosa. Ma che poi è vero, io, cioè, non so te, ma sicuramente ognuno di noi si è trovato in tutti questi pranzi, no, dove alla fine c'è quello che ti guarda nel piatto e poi ti senti un po' in difficoltà, però tu hai avuto, esatto, anche diciamo il colpo di fulmine, quindi hai passato questa bellissima noia, è andata poi così, no? Sì, assolutamente, è andata così. Ma appunto, ci fai un esempio per te di bellissima noia? Cosa significa bellissima noia? Può essere anche una dichiarazione d'amore? È difficile, che devo dire che nel mio caso parlo, devo dire, il genere femminile non so come la può prendere. No, ma dici, sei bella, ti arrabbiano, quindi se dici bellissima noia non so se magari è il modo migliore per conquistarle, però Ma la noia può essere anche bellissima con una lei o con un lui, no? Certo. Bisogna sapersi annoiare insieme anche. Assolutamente. Assolutamente. Allora, Filo con noi appunto su Radio Z. Adesso cerchiamo anche Filo, stai lì, cerchiamo di acchiappare la nostra diretta su Radio Z Off. Abbiamo ancora tante cose di cui chiacchierare, anche perché poi, tra l'altro, Filo, essendo stato parecchio in Inghilterra, si è esibito in tanti locali del Regno Unito, quindi noi siamo curiosi di capire le varie differenze, come il pubblico, insomma, tante tante chiacchiere. Alla fine è sempre questione di soundcheck, esatto. Ritorniamo lì.
Senti Filo, allora ci dicevi che sei a Firenze, dopo domani ci sarà questo live. Quanto ti mancava fare i live, tu che poi utilizzi anche la capacità di parlare più lingue, insomma? Beh, la cosa che mancava di più, come dicevo poco fa in diretta, la cosa che sicuramente mancava di più, il rapporto diretto con le persone, e da ricreare l'energia nel cantare tutti insieme, insomma, sicuramente per me che poi il live è la parte più bella di questo lavoro, è stata sofferta un po' questa totale assenza di possibilità di farne, quindi sono molto felice di finalmente tornare sul palco sabato e divertirci tutti insieme. E chissà se ci sarà anche qualcosa in acustico, se mai tra poco lo approfondiamo. Esatto. Rimani qui con noi, Filo Vals su Radio Z in Collettivo Z fino alle 4, tra poco anche un game. Radio Z, generazione futuro. Caro Filo, abbiamo un piccolo game per te che si chiama Bellissima noia o brutta allegria. Adesso Diego ti spiega come funziona. Prego. Facciamo una serie di elenchi di situazioni di vita e tu a questo punto ci dirai se per te sono bellissima noia o brutta allegria. Aspettare la tua lei mezz'ora sotto casa sua mentre ti continua a mandare messaggi con scritto "Amore, sto arrivando". È una bellissima noia o una brutta allegria? Dipende, secondo me all'inizio una bellissima noia, dopo un po' diventa una brutta allegria. Perché si inserisce la quotidianità, la ripetizione. Filo, esatto, poi esatto. Chiamare ripetutamente un taxi alle 4 del mattino. È una brutta allegria. Ecco, una brutta allegria. Bere birra in riva al mare, ma con il tuo capo, bellissima noia o brutta allegria? Con il tuo capo, beh, no, brutta allegria, dai. Ecco. Aspettare la tua lei fuori dal camerino mentre prova 34 abiti diversi, bellissima noia o brutta allegria? Brutta allegria. È tutto brutto, ragazzi. Perché qui però andiamo sul serio, Filo. Lanciarsi dal paracadute, bellissima noia o brutta allegria? È una cosa fighissima e basta. Esatto, non c'è, non c'è. Tra l'altro non vorrei spoilerare, ma potrebbe essere che succederà a breve. Ah, aia. Ma in un tuo video futuro musicale, per caso? No, sul mio Instagram. Attenzione, abbiamo uno spoiler. Esploderà l'Instagram. Spoiler come l'influencer, bravo. Vediamo se riusciamo a fartene ancora un paio. Dormire in tenda con uno sbalzo termico notturno di 30 gradi. Bellissima noia o brutta allegria? Bellissima noia, dai. Ecco. Allora, ci abbiamo l'ultima 10 secondi. Fare il viaggio della vita ma con la suocera. Brutta allegria o bellissima noia? Brutta allegria. Era tutte brutte alla fine. Ok, senti, abbiamo le domande dei fan. Partiamo dalla prima. Eccoci. Allora, V.D-Rimmel. Bellissima noia è una dedica da innamorato. Che hai pensato quando hai scritto questa canzone? Eravamo una serata, vabbè, c'era una festa e c'era un posto di tascarica al pezzo la storia, quindi non c'è un nome in particolare da tirar fuori. Poi Alebello 98, come è nata Mr. World e il suo relativo remix? Mr. World è nata appunto, come spiegavo sulla diretta prima, che di nuovo passiva Instagram, che il pezzo è uscito subito a fine dei miei studi, nel senso che all'estate della mia laurea avevo questo pezzo in mano e volevo condividerlo senza nessuna aspettativa, e poi invece mi è stata una bomba a mano che mi ha catapultato in questa industria musicale in quello che faccio il mio lavoro. E esatto. Invece è nato che la stessa estate in cui uscì il pezzo mi contattarono questi due ragazzi del Belgio e avete fatto che volevano fare il remix e da lei è partito. Perfetto. Che meraviglia tornare al 1999 con la voce di Alex Britti. Oggi sono io su Radio Z. Cosa rappresenta per te, Filo, questa canzone? Beh, il pezzo preferito di mio padre, quindi... Dai. Quindi è stato anche un modo per onorare papà in questo momento, giusto? Beh, sì, diciamo che un pezzo qui, penso lo stavo suonando 2 ore fa la chitarra. Ah, vedi, quindi l'abbiamo ritrovato insieme. Allora, noi ti ringraziamo, naturalmente ti aspettiamo, Filo, quando si potrà avere gli ospiti in studio, vieni a trovarci con la tua chitarra e faremo qualcosa live, che dici? Assolutamente, ragazzi, non vedo l'ora, grazie davvero di avermi invitato. Suoneremo live in spagnolo, in inglese, in italiano, facciamo tutto, Filo, promesso. Fantastico. Abbiamo pure un pezzo in tedesco. Oh, no, fantastico, ragazzi, sarebbe top. Tutto ma il tedesco. Non ce la posso proprio fare. Grazie Filo, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio. In bocca al lupo. Ciao Filo. Ragazzi. Ciao.